Appuntamento con Focus, l'approfondimento di velobike.it, il salottino del grande ciclismo. Bene, in questa occasione siamo andati a disturbare Alessandro De Marchi, il corridore friulano, grande protagonista del mondiale di Ponferrada, premiato come corridore più combattivo all'ultimo Tour de France. Sicuramente il rosso di buia, l'appellativo con il quale identificato in gruppo Les Cannondale, si è messo alle spalle una stagione ricca di soddisfazioni. Il prossimo anno sarà il nostro ennesimo emigrante di lusso in terra straniera. Approderà alla BMC, dove troverà Quinziato ed Oss e dove lo seguirà il compagno di squadra alla Cannondale Damiano Caruso. Ma soprattutto troverà una formidabile triade di tecnici, tutti italiani, sia pure alcuni di loro in possesso di doppio passaporto: Max Chandri, Fabio Baldato e Valerio Piva. Andiamo ad ascoltare direttamente dai microfoni di Velobike il diretto interessato Alessandro De Marchi. Alessandro De Marchi, il rosso di buia, lo abbiamo visto sempre protagonista, sempre all'attacco. È un sogno che forse si è intranto negli ultimi chilometri del mondiale di Ponferrada. Buonasera Alessandro. Buonasera, buonasera, ciao. Allora Alessandro, una nuova stagione ormai si sta approssimando, nuovi stimoli, nuove avventure, ma soprattutto ecco, per i tifosi italiani, ti abbiamo visto sempre all'opera, lavorare sempre all'attacco, ma anche molto generoso nei confronti dei vari capitani. Ma insomma, parliamoci chiaro, tagliamo la testa al toro, ci sarà spazio un pochino anche per soddisfazioni proprie, perché Alessandro ha dimostrato che può fare cose davvero molto molto interessanti. Beh, innanzitutto grazie per le belle parole. Se dobbiamo tagliare la testa al toro subito, ti dico che ci sarà sicuramente qualche occasione, un po' di spazio, però io non posso dimenticare, diciamo, da dove vengo, da dove sono partito, quindi da quello che è stato il mio ruolo principale, quindi io continuerò a considerarmi un gregario, magari un gregario di lusso, però questa è la mia così, condizione di base. Poi la strada tante volte offre le occasioni e bisogna essere pronti in quel momento ad approfittarne. Ecco. Tra l'altro sei andato in una squadra che è davvero una corazzata formidabile, la BMC. Sì, la BMC è, diciamo, la grande novità del prossimo anno e io sono molto contento di essere approdato lì ed è secondo me quel giusto mix tra essere una corazzata e essere una squadra che ti può dare delle occasioni, delle chance, quindi io sono molto contento per questo di essere arrivato lì e avrò la fortuna di continuare a lavorare con grandi capitani e questo mi fa molto piacere perché mi aiuterà a crescere ulteriormente e poi so che alla BMC il mio modo di correre è piaciuto e quindi so che quando ci sarà l'opportunità me lo lasceranno fare. Alessandro, poi non dimentichiamolo, nel management di questa squadra, salvo non so spostamenti dell'ultimo minuto, dovresti trovare davvero un management molto interessante anche a livello italiano, perché se non sbaglio lì c'è Baldato, Chandri e anche Viva. Sì, no, è la componente italiana è molto forte, è presente bene, diciamo, nella squadra, ed è quella che forse da parte dei direttori sportivi è stata un po' determinante per farmi approdare lì. Sono molto contento di questo. Poi riguardo i compagni di squadra, ci sono già Quinziato e Oss lì da qualche anno, mi raggiungerà Caruso dalla Cannondale, quindi lo zoccolo italiano c'è ed è penso anche di ottima qualità sia come corridori che come staff, quindi è un'arma in più sicuramente. Senti, vorrei un pochino anticipare questa richiesta che ti sto facendo con brevi revanescenze adolescenziali. E il rosso di buia, io la tua città me la ricordo a tempi della terza media, pochi giorni prima del terzo Giro d'Italia che avrebbe vinto Felice Gimondi e che salì alle cronache tristemente per la vicenda del terremoto, però la tenacia dei friulani è nota a tutti e anche a livello ciclistico quando si parla di Friuli si parla di Ottavio Bottecchia. Sì,
Ma sì, Buia diciamo ha questa storia così cibolata, no? Come un po' tutto il Friuli con quel terremoto del 76, e diciamo che sì, forse un po' sono caratteristiche che poi anche la gente ha fatto proprie, e perché no, anche i ciclisti sono fatti in questo modo, diciamo. Io sono molto fiero di poter essere identificato in Buia o comunque nel Friuli in generale. È una cosa che mi, una responsabilità, diciamo, che mi piace portare e che aiuta, che mi dà la carica in certi momenti. Ma torniamo un pochino ai nostri argomenti. La tua carta d'identità, te sei nato? Io sono nato il 19 maggio del 1986 a San Daniele del Friuli, e ho vissuto e vivo tuttora a Buia o comunque lì nei dintorni. Sono ancora, diciamo, friulano al 100%. Alessandro, coraggio non ti manca, quindi volontà nemmeno, e le doti proprio per essere proprio considerato un fondista di tutto rispetto neanche. C'è qualche sogno nel cassetto? Ripeto, i friulani sono famosi per essere gente che sta con i piedi per terra, ma soprattutto nelle classiche del nord, Rubeo, Giro delle Fiandre, non è forse fatto che vengono chiamati in causa proprio i coriacei, gente maidoma come può essere Alessandro De Marchi? Ma diciamo che questa è una cosa che mi hanno fatto notare in molti. Io fino adesso non ho ancora potuto così assaggiare il pavè, diciamo, delle classiche delle Fiandre. Non lo so se potrà accadere quest'anno. Dobbiamo ancora decidere un po' i programmi, però potrebbe esserci così il debutto anche su quei terreni, e perché no, così si potrebbe anche così buttare in questa avventura, anche perché così è una cosa che mi piacerebbe provare, quindi non si sa mai che potrà accadere quest'anno. Invece per quanto riguarda le tue attitudini in una grande gara a tappe, parlo di Giro, Tour, Vuelta? Io fino adesso ho sempre interpretato i grandi giri con un, diciamo, doppio ruolo, quello di gregario e di magari spartitore libero in qualche occasione. L'idea di correre un grande giro come capitano, come, diciamo, uomo classifica, è una cosa a cui ogni tanto ho pensato, ma momentaneamente non mi sento ancora fosse pronto per un grande giro di 3 settimane. Potremmo provare così a fare le prove, diciamo, con un giro a tappe magari un po' più corto, e quest'anno potrebbe, anche questa è una cosa che potrebbe accadere. E per i grandi giri io sono diciamo molto contento di come li ho affrontati fino adesso, e non sono ancora sicuro di poter fare così quel passo e pensare di avere una squadra, diciamo, a mio servizio per puntare a fare un piazzamento nei primi 10 magari. Però è una crescita che non si sa mai nel futuro cosa può portare, ecco. Senti, diamo tempo al tempo allora. Invece sempre con un occhio al passato, che cosa ti sei portato dietro dall'esperienza di Ponferrada? Ma l'esperienza di Ponferrada forse è stata quella che così ha sancito un po' la stagione di quest'anno, e il cambiamento più che altro in una consapevolezza così personale dei propri mezzi. Quindi è stata molto importante, perché così mi ha aiutato a capire e a consolidare certe idee, certe cose. È stata importante anche perché il discorso squadra, nazionale, gruppo, secondo me è stato molto positivo, e noi corridori ci siamo davvero identificati in quella maglia che abbiamo portato. Cassani secondo me ha fatto un grande lavoro, quindi io spero di poter continuare a lavorare con lui anche nelle prossime stagioni e nelle prossime occasioni, perché è una cosa che mi ha dato tanto, ecco, assolutamente.
Alessandro, che cosa conosci ad oggi, a fine novembre, di quello che sarà perlomeno la tua prima parte della stagione nell'anno 2015? Ma io so ancora poco, nel senso che dobbiamo ancora metterci al tavolo con la squadra, e questo dovrebbe venire a settimane, diciamo, al primo ritiro che faremo in Spagna. E non sono ancora sicuro che questa stagione sarà magari come programmi uguale a quella passata. Devo capire un po' cosa vuole la BMC, e per me è fondamentale quello, nel senso che gli obiettivi della BMC automaticamente diventano anche i miei. E vedremo, a me manca il giro un po', perché sono un paio di anni che non lo corro, quindi non si sa mai, vediamo cosa succederà. Ma puoi essere più preciso, quando è previsto e dove è previsto il primo raduno? Ah, il primo raduno sarà in Spagna, a Denia, nella zona di Valencia, nel primo grosso ritrovo della squadra. Fino adesso non c'è stato modo di incontrarsi, e quindi lì faremo, diciamo, tutte le prime cose della stagione, le prime riunioni, i primi incontri, e parleremo anche dei programmi, diciamo, tutti insieme. Bene, quindi sarà un ritiro che anticiperà un pochino il Natale. Sì, anticiperà il Natale, sarà appunto nei primi giorni di dicembre, una quindicina di giorni di lavoro per iniziare bene, con il favore del clima sicuramente, perché la Spagna aiuterà. E quindi sono molto contento e impaziente di arrivare a questo ritiro per iniziare veramente la nuova avventura, diciamo. Sei stato molto gentile, Alessandro, torneremo a disturbarti, anche perché vogliamo, a questo punto vorremmo conoscere quelli che sono i tuoi programmi, se dovremo seguirti già al Tour Down Under o se dobbiamo attendere un pochino il sole degli Emirati Arabi o addirittura la Tirreno Adriatico in Italia. Purtroppo in questo caso sei l'ennesimo esempio di cervelli in fuga, quantomeno, se non cervelli, gambe quantomeno in fuga, e noi ti auguriamo di esserlo tanto com'è nel tuo stile. Tanto in bocca al lupo e buon lavoro, Alessandro. Vi ringrazio e a presto.